sia lodato Gesù Cristo. Saluto con affetto tutti voi, ma anche i miei carissimi figlioli presenti oggi in così gran numero nella cappella Domina Nostra. Saluto quanti ci seguono attraverso Radio Domina, un intero popolo cattolico in unione con Papa Benedetto XVI. Saluto i pellegrini presenti in chiesa e particolarmente saluto Giulio e i suoi familiari a me tanto cari, perché oggi Giulio, che ho visto crescere, ecco, nella parrocchia di San Giovanni Bosco, e oggi fa la prima comunione, riceve ufficialmente Gesù e fa esperienza della grazia eucaristica, che è quella che dà vita alle anime nostre. Oggi è la 18ª domenica dopo Pentecoste. Avete ascoltato tutti il brano del Vangelo, molto significativo, che ha insegnamenti decisivi per la nostra fede. Vediamo allora di capire quali sono questi insegnamenti. Chiediamo alla Madonna che ci dia luce per capire il Vangelo, e che il Vangelo dobbiamo conoscerlo sempre meglio e sempre di più per farne la bussola, direi, della nostra esistenza. Oggi più che mai, prima di venire qui, mi ha commosso. Cosa volete? Leggevo ieri del cardinale beato, cardinale John Henry Newman, che si è convertito, come penso saprete alcuni, è stato beatificato da Benedetto XVI, questo cardinale inglese. Lui veniva dall'anglicanesimo, quindi non era cattolico, intorno ai 40-45 anni si converte e diventa cattolico. E ieri mi ha colpito molto che scrive, all'età che ho adesso io, com'è che un amico muovo facilmente? E io ho detto, allora così è. E dicevo che prima di venire qui mi ha colpito molto le scuse rese da quel sacerdote toscano, credo, non ho seguito bene la vicenda, ma oggi mi ha colpito proprio prima di venire qui. Questo sacerdote ha chiesto scusa ai fedeli perché si drogava, è seropositivo, ha rubato i soldi della parrocchia, dice sono entrato in un vortice. Certo, quando dice un bambino uno resta, ma oggi non si salva nessuno se non ci sono i mezzi da mettere in pratica. E uno dei mezzi è leggere il Vangelo, la parola di Gesù, che per esempio dice di entrare per la porta stretta, faccio un solo esempio. Questo mio confratello per il quale prego, e invito tutti a pregare, perché ha chiesto scusa a tutti, ha detto sono entrato in un vortice. Perché è entrato nel vortice? Perché i preti non possono entrare nei vortici, più di voi laici ci possono entrare, perché il diavolo oggi è scatenato, ma magari aveva lasciato la preghiera, magari non metteva più l'abito sacerdotale, quei piccoli dettagli che a cui voi non volete, siete proprio molti, non tutti, proprio testati, non volete prestare attenzione, non pregava il rosario, non stava davanti a Gesù, adagio, poi capite, è successo così. Allora dobbiamo aggrapparci a Cristo. Ho notato con piacere che alcuni di Rinascita Mariana, il profilo Facebook che è il nostro gemellaggio, sono stati alla tomba di Don Dorindo Ruotolo ieri, tra ieri e ora hanno messo, oggi hanno messo, ecco, Don Dorindo Ruotolo, che penso tutti voi conosciate, sacerdote santo di Napoli. Quando i napoletani andavano da Padre Pio diceva che siete venuti a fare, avete Don Dorindo a Napoli. Però i napoletani non è che erano molto contenti, perché Don Dorindo a tutti diceva sempre la stessa cosa, qualunque persona andasse per qualunque problema Don Dorindo ascoltava, e poi come concludeva sempre con tutti allo stesso modo, attaccati a Gesù, con quel verso partenopeo che è diciamo Napoli e l'Italia, tre quarti Napoli e l'Italia, no? Attaccati a Gesù figliolo caro. Perché questi sono tempi di alta marea, di mare violaceo e mosso. Lo scoglio dove devi attaccarti è Gesù Cristo. Non c'è altro. Non è che però è come vai, per dire, al centro commerciale, entri nel supermercato. Io mi è successo 2-3 giorni fa che siccome mi si è rotto il cellulare, allora sono andato a prendere quello nuovo e la tipa mi ha detto ci vogliono 20 minuti per attivare tutto. E che faccio da quei 20 minuti? Ero dentro il centro commerciale e ho detto vabbè, mi concedo una pausa, ero in mare, mi guardavano come un dinosauro. Sono andato a vedere il nuovo ipermercato che c'è a Posello. Tu entri, ti confondi, io non riuscirei a fare la spezza lì.
capito? Allora, perché vi dico quello? Perché non è che Gesù Cristo lo puoi scegliere tra Maometto, Buddha, Confucio. Ieri sera, per esempio, sono andato a caso, ho visto un documentario su una setta di nudisti francesi che credono negli UFO, negli spiriti celesti, scientologi, c'è scientologi, no? Il buddismo, non fate le illusioni, uno e uno solo salva. Ma chi è stupido e chi pensa che questo sia un programma, tanto che fa, io la mia vita, questi perdono tempo, questi pregano. Sì, sì, vai avanti, poi dopo, quando ti impazzirà una cellula, o impazzirà una persona a cui vuoi bene, quando andrai avanti negli anni e la vita ti rivelerà quello che veramente è, c'è una valle di lacrime, poi vediamo se non affondi, se non precipiti. Gesù Cristo, attaccati a Gesù. Oggi io mi si rincarna Don Dolindo in me e dice a tutti voi: attaccati, attaccatevi a Gesù Cristo. Che poi è un mistero come sia così poco amato Gesù. Io mi stupisco, soprattutto tra i giovani, hanno un disinteresse verso Gesù che per me è sconvolgente, è morto in croce. Che altro doveva fare per dire: guardate, solo di me vi potete fidare? Von Balthasar ha posto una volta un bellissimo confronto tra Gesù Cristo e Buddha, erano gli anni 80, non so chi di voi è più grandi se lo ricordo, io di Coligno ero, però me lo ricordo. Era il periodo in cui quelli dello Star System, che ne so io, quello lì, che vabbè, non mi ricordo i nomi di questi famosi attori americani, tra cui Madonna, ecco, questa me la ricordo, andavano nel Tibet, tutti battezzati, andavano nel Tibet a incontrare il Dalai Lama. E perché chiedevano poi a Hollywood: ma perché tu vai a Hollywood, vai da Hollywood, prendi l'aereo e vai nei monasteri tibetani per cercare la pace? Questa è apostasia, Ma dice Von Balthasar: guardiamo Buddha, per fare un solo esempio, com'è Buddha? È seduto, panciuto, no? C'ha almeno 3-4, i cinquantenni mi capiscono, c'hanno 3-4 sviluppi, i cinquantenni capiscono, è seduto con le gambe incrociate, è bello pacioccone, che poi non tutti sanno che è Buddha. Io mi ricordo quando andavo a benedire le case, perché io ho fatto il parroco serio, è vero, famiglia di Giulio, voi tutti potete simuniare, ed è bello sapere che tra alti e bassi comunque sempre ci vediamo. E andavo a benedire le case, mi ricordo entrare una volta in una casa di una signora napoletana che viveva a Palermo. Appena sono entrato, ha chiuso la porta e dietro la porta erano tutti i corni rossi. E detto: signora, ma che cosa sono questi? Le portano fortuna. Poi c'era nel salone un Buddha gigante messo a terra. Signora, ma che cos'è quello? Non lo sapeva neanche lei. Dice: ma non lo so, mi è piaciuto e me lo sono comprato. Allora Von Balthasar dice: guardiamo Buddha, pensate un attimo, e guardiamo Gesù Cristo in croce. E poi appunto si fa silenzio, perché riconosciamo noi di non rispondere a solo. Sapete voi che ci sono stati santi anche attuali, padre Pio, che gridavano: Gesù non è amato, Gesù Cristo non è amato dai credenti, lo tradiamo, siamo come i mariti che tradiscono la moglie innamorata, quando la moglie lo sa è una tragedia, se morisse sarebbe meglio, quanto più è innamorata del proprio uomo, tanto più è una tragedia. E così è Gesù, è innamorato di noi, ha versato il suo sangue, è morto in croce, non è Buddha pacioccone seduto che si gode il nirvana, è sulla croce che soffre, è per quello che solo lui ha parole di vita eterna. Vi ricordate quell'episodio sempre molto bello? Pietro è commovente, le piglia di tutti i tipi, perché deve sempre parlare per primo e per ultimo, e così prende batoste. Vi ricordate quella volta che Gesù annuncia il mistero eucaristico e cosa dicono i discepoli? Questo discorso è troppo duro, noi ce ne andiamo. E se ne vanno tutti. E Gesù resta solo.
gli apostoli sono lì in quel disparte, i 12 apostoli, e si guardano. Gesù che sta guardando la gente che va via, mi sembra di vedere la scena, non so voi. Io prego lo Spirito Santo di farmi vedere i quadri del Vangelo, perché diventano tuoi. Mi sembra di vedere Gesù così bello, maestoso, solenne e triste, perché vede che se ne vanno tutti, non gli credono più. A un certo punto Gesù poi si volta lentamente verso gli apostoli, li guarda col suo sguardo divino e dice loro, è il Vangelo, forse anche voi volete andarvene. Chi è che risponde? Sempre lui. Però è commovente, perché Pietro dice, Simone, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Che bella frase che ha detto Pietro. E noi dovremmo ripetere a noi stessi quando l'ansia, la paura, l'angoscia del futuro, le tristezze, le cose brutte della vita ci assediano. Dovremmo poter dire al Signore, ognuno di noi nel proprio cuore, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ed ecco che allora Gesù oggi guarisce un paralitico, avete sentito la storia, no? Rientra a Nazareth e attenti bene, il paralitico è posato sul letto, sulla lettiga, non si muove. Chi è il paralitico? È colui che ha una paralisi. Che cos'è la paralisi? Non ti muovi. Questo è il peccato. Ah sì, c'è quelli, ci sono quelli che ormai vivono nel peccato perché è di moda, c'è il culto della trasgressione, capito? Le frontiere, bacchettone che le generazioni ci avevano sempre, ora vanno eliminate, ora ognuno può fare quello che vuole. Sempre lo slogan che circola dappertutto è, ma che male c'è? A me mi piace. Il peccato è snobbato. Non si ha più veramente paura del peccato. Il peccato ti paralizza l'anima. E quando te ne accorgerai? Ti accorgerai di che cos'è il peccato quando morirai? Scusate, io non voglio rovinarvi la domenica. Lo sapevate, no? Che prima o poi arriva... Vi ricordate il film di Totò, Giudizio Universale, straordinario? Che c'è, a un certo punto i napoletani hanno saputo pure ironizzare sul Giudizio Universale. Vi ricordate che c'era quello che passava con la 500, credo che fosse un film degli anni 60, in bianco e nero, è arrivato il Giudizio Universale, così che prima o poi è come anche l'altra immagine, Roberto Benigni, quando non ci resta che piangere e va al mercato, come siamo nel Medioevo, ci sono i monaci che dai campanili, magari un po' si esagerava in questo, ricordati che devo iniziare, ho capito, non scrivo, capito? Prima o poi arriva, lì ti accorgerai di quanto tempo hai perduto nella tua vita, di come tutto quello per cui hai vissuto senza Gesù Cristo è stato inutile e soprattutto di quale danno il peccato ha fatto nella tua vita. L'intro. Ci sono stati santi come Padre Pio che lo vedevano prima. Il peccato è una paralisi. Oggi purtroppo la falsa chiesa non parla più del peccato. Bergoglio è il peggior nemico della Chiesa Cattolica. Non parla più del peccato. Anzi, ai giovani ha detto a Bratislava, fate quello che volete, i comandamenti non sono importanti. Sapete che ieri è stato richiamato da un cardinale tedesco Gerhard Müller, perché Bergoglio ha detto tutte le forme di matrimonio sono buone. Detto da uno che dovrebbe essere il Papa, lo dico ai cattolici più sensibili, se fosse veramente il Papa io in questo momento a sentire dire quello, mi sentirei venir meno come quando, non so se oggi c'è Flavia in chiesa, fu Flavia a dirmelo, mi disse, fu la prima, una fedele nostra, che Benedetto XVI si era dimesso. Io non svengo mai. Sono sempre, grazie a Dio, presente a me stesso. Quel giorno, quando sentì dire che Benedetto XVI si era dimesso, mi sono sentito male. Ecco, se io sapessi che Bergoglio è veramente il Papa, e gli sento dire a uno che è il Papa, che i comandamenti non sono assoluti. Giovani, quello che volete fare, fate. Le forme di matrimonio sono tutte buone. C'è da svenire. Per fortuna che non è il Papa. Il Papa è Benedetto XVI e lui è piazzato lì Bergoglio dai massoni per distruggere e confondere la Chiesa. E chi paga? Chi paga prima di tutto? Il debole, un padrino che chiede scusa, che dice sono entrato in un vortice. Perché i preti con questa situazione non è che possono essere tutti Don Nutella. Cosa volete?
sono i preti caratterialmente fragili, deboli, io sono un superman, come dicono. No. E i preti entrano nei gorghi della paura, dell'angoscia, perché quando sentono il Papa o quelli che dovrebbe essere il Papa in un'umanità fetente, perché la gente vive senza Dio, non si va più a messa la domenica, il peccato della carne, la sessualità, la seduzione, la malizia, è diventato uno stile di vita. Sentire Bergoglio che dice, vabbè, fate come volete. E allora ieri Cardinal Müller ha detto, per la Chiesa esiste una sola forma di matrimonio alla luce della rivelazione biblica, quella tra uomo e donna. Saremo antipatici? Ci volete venire addosso? LGBT, ci volete ammazzare? Pazienza. Perché loro poi, peraltro, possono esprimere, come sapete, il loro punto di vista. Noi no, noi dobbiamo star zitti. Cioè io non posso da prete dire, per me il matrimonio è tra uomo e donna. Loro invece possono, capite? Il peccato è peccato, lo è stato sempre, lo sarà sempre. Ognuno di noi, alla fine dei propri giorni, renderà conto a Dio della propria vita. Perciò, figlioli cari, vi imploro, attaccatevi a Gesù. Evitate a qualunque costo il peccato. Vivete in grazia di Dio. Perché in qualunque momento il Signore ci chiama dinanzi a sé, Gesù l'ha detto, verrò come un ladro, noi possiamo rendere conto della nostra vita senza perdere l'anima in inferno. Glielo presentano a Gesù, il paralitico, e Gesù un po' li delude, vero? Di per lì li delude. Perché glielo hanno presentato? E invece Gesù gli dice, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Io immagino la scena di quelli che avranno fatto un'enorme fatica con la lettiga, sicuramente è successo che Nazareth era come Palermo, ma tu non sai cosa mio inno, a passare, io sono mio cognato, con il punto dello zio di Giuseppe, parente di Maria, e suo cognato è mia, e da, cioè, capito, capite, no? il clientelismo siciliano del sud Italia, e il clientelismo esisteva anche a Nazareth, sicuro che qualcuno di questi che gli hanno portato il paralitico era amico degli amici, ma si saranno guardati per dire, ma che come? Non erano loro. Invece i farisei, voi sapete che lo seguivano Gesù, dovunque andava, per coglierlo in errore, si scandalizzano. Perché chi può rimettere i peccati? Bestemmia! Solo Dio può rimettere il peccato. Capite che allora questo brano oggi ci dice due aspetti decisivi della nostra fede cristiana che è nella totale confusione. La prima affermazione, Gesù Cristo è Dio. Ma è Dio. Questo Gesù che sta sulla croce, che camminava, predicava, non è forse, ma vogliamo un po', figlio di cari, forza, cerchiamo di essere vicini a Papa Francesco. Perché ci dicono che lo odiamo, perché uno che dice la verità oggi è odiato, quando oggi uno dice la verità sempre, se non si oggi, facciamo così, era un grande uomo, avanti, su, Danilo, dai, non è Dio, non esageriamo, era un grande uomo, quello che Bergoglio, la falsa chiesa oggi annuncia nelle cattedrali, nelle chiese, nelle parrocchie, era un grande uomo, grande uomo, grande uomo. Un grande profeta. Potremmo dire che non c'è stato mai nessuno come lui. No. Chi afferma questo eretico è ariano, neo-ariano. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Dunque è Dio, per questo può rimettere i peccati. Perché voi sapete che per gli ebrei solo Dio poteva rimettere i peccati con la presentazione delle offerte sacrificali, ricordate gli agnelli, poi il capo espiatorio, ieri a messa ricordavamo il giorno dell'espiazione, e appunto, invece Gesù Cristo che è Dio come il Padre dice io ti rimetto i peccati. E quando Gesù vede la loro reazione dice, ah mi stupite, che cos'è più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati? O dire, alzati, prendi il tuo lettuccio
e torno a casa tua, apro una parentesi, io ancora parroco quando devo servirmi già le stravaganze prima di quelle del Padre Nostro di traduzione. Mi ricordo che nel foglietto della messa una volta inspiegabilmente Lettuccio, che da sempre si è chiamato Lettuccio, no? Sempre diventò Lettina. Alzati, prendi la tua lettina, che siamo sul treno, le cuccette, comunque sia, chiusa parentesi. Gesù gli dice, dice ai farisei, cos'è più facile, ti sono rimessi due peccati, o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, e perché sappiate che io ho il potere di rimettere i peccati, alzati, disse rivolto al paralitico, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. E il Vangelo precisa di Matteo oggi che egli si alzò, prese il suo lettuccio sotto l'ascella e se ne è andato a casa sua. Ora, a me non me l'aveva mai spiegato nessuno, e non sono stato fortunato qui in preghi che ho trovato sulla mia strada. Perché Gesù dice cos'è più facile? È una cosa strana. Cos'è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati oppure dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Cos'è più facile? No, nell'uno e l'altro, perché sono collegati. Gesù sta dicendo, proprio perché io ti rimetto i peccati, tu ora che sei stato liberato dal peccato, sei tu che governi la tua vita, sei liberato dalla paralisi del peccato. Capito? Quel letto dove giacevi paralizzato, cioè il peccato, ora sei libero, capite? Che immagine è bella, che bello confessarsi. Perché siamo tutti peccatori. Che bella confessione. Oggi in tempo di difficoltà, perciò ha un valore ancora più grande confessarci. Non si può più come prima, a causa della situazione che viviamo, ma che bella la confessione. Tu sperimenti il peccato e poi ti vai a confessare e Dio, se sei pentito e fai il proposito di non peccare più, ti dona la sua grazia che ti assolve e trovi la pace nel cuore, capito? Rinasci, sei come il paralitico. La confessione, sei il paralitico che viene invitato da Gesù ad alzarsi. E vorrei dire un'ultima cosa, questo incontro con Gesù, figli cari, ci protegge dal paralitico. Oggi è tempo in cui il diavolo è scatenato, guardate. Bisogna che siate anche furbi, saggi, bisogna pregare. Noi abbiamo riattivato l'esperienza dei preghieri del Rosario, per esempio, no? Mi diceva il Presidente che invieri soltanto il primo giorno 50 iscritti da tutta Italia, ma siamo solo agli inizi, dovremo riempire. Il prossimo raduno sarà all'Arena di Verona, per dire. Allora, poi invitiamo anche quelli che si iscrivono ad altre realtà simili. Ho portato l'immagine della Nutella, no? Nei giorni scorsi, c'è la Nutella marchio registrato Nutella Ferrero. Se te vai al supermercato e trovi tanti barattoli simili alla Nutella, che però, siete d'accordo donne? Ci può assomigliare, neanche. È lo stesso che ci possono essere i generali di Maria, i comandanti di Maria, no? I gendarmi di Maria, sono tutti barattoli che ci assomigliano. Uno e uno solo è il barattolo col marchio registrato ed è quello dei pionieri del Rosario fondati da Don Minutella per ispirazione della Santa Vergine, un progetto che rinasce, molto bello. Io venerdì quando abbiamo pregato ho visto i commenti di molte donne del piccolo testo che dicono come commovente veder pregare gli uomini. Per quello raccomando agli uomini del piccolo resto locale, perché se no la Madonna ci rimane male. Se aveste la grazia, voi avete una grazia in più, che però è una responsabilità. Se mi posso permettere, sono certo che sarò equivocato, come spesso succede. Il diavolo, per esempio, ieri sera la catechesi, chi l'ha seguita in diretta e chi era qui, no, veramente guardate, è incredibile il diavolo come mi assedia, proprio incredibile. Ieri sera non mi ha permesso di concludere la catechesi, è una cosa impressionante. Allora, io sono certo che spesso vengo equivocato, ma questo devo dire, voi avete la fortuna di averlo qui con me. E non aggiungo altro, mi rivolgo agli uomini. Venire a pregare qui venerdì sera, quanto più sei stanco e ti vorresti stare a casa a poltrire nel divano a vederti Inter Milan, per un esempio, per cui non te lo vedere perché è sicuro che vince l'Inter. Allora, che stai a casa?
qui c'è la Madonna che ti aspetta. Ogni venerdì sera, per la prima volta, appello a tutti gli uomini, se siete veramente devoti della Madonna, venite venerdì sera. Dura un'ora, dalle 21.15 alle 22.15, e poi vita col cane. Ma è bello ritrovarsi insieme. Non so chi è che mi conferma di quelli che vengono sempre, ma poi finita la preghiera uno sente, a me succede sempre, guardate, tante volte arrivo che quella preghiera la vivo inizia stanca, pesante, cioè, poi dopo invece diventa bella, dobbiamo pregare, fiori cari, e stare in grazia di Dio, perché Satana mi fa un muccone senza che mi danno un anno, senza che ce ne accorgiamo. Concludo con l'ultima immagine, perché devo dare a più presto, già Giulio comincia a dire, quando me lo dai Gesù? Allora, l'ultima immagine. Una volta un parrocchiano pioniere del Rosario, si chiamava, non so che è morto, mi sembra, Iano, sì? Morto. Iano era un signore della parrocchia di San Pio di Bosco dei pionieri del Rosario. Siccome io parlavo sempre così, che dicevo state attenti al diavolo, perché vi fa credere bello quello che vi conduce alla morte, perché senza che ve ne accorgete, come il povero prete che si drogava, vi induce nei circoli del male. Una volta questo signore venne, non lo scorderò più per tutta la vita, e mi disse, parlava solo in siciliano, ci voleva l'interprete, padre, lei c'ha ragione. E tu hai aspettato tutto questo tempo per dirmi che c'ho ragione, non so che c'ho, no padre, lei c'ha ragione e io devo portarle un esempio. Sì, Dano, dimmi, mi disse, io sono coltivatore di campi e sono esperto di cose della natura. Padre, lei lo sa che esiste un serpente in natura, mi ha detto il nome, non me lo ricordo, che fa un verso, un verso che un tipo di uccello si sente attratto da quel verso. È lì che vola, è in alto, è tranquillo, non coeta nulla, ma alle sue orecchie arriva il verso del serpente che è a terra che striscia. E mi diceva Diano, padre, io ho visto con i miei occhi che è bello, l'uccello si ci va che caritolito in trauca, perché rimane incantato dal verso. Questo è il diavolo, ti canta il verso, goditi la vita, datti alla pazza gioia, sii bello, attraente, seducente, malizioso, vanitoso, lussurioso, chi ti va a fare, goditi la vita, e tu sei l'uccello che finisce preda del serpente. Che la Madonna, tutta santa, tutta pura, ci preservi dal peccato mortale, figlio di Dio. Rimaniamo in grazia di Dio. Che la Madonna Santissima predisponga adesso il cuore del nostro caro figliolo Giulio a ricevere Gesù Caristia, mentre alla fine della messa benedirò la mamma di Giulio, perché è in gravidanza, è già abbastanza avanzata, e così mentre facciamo gli auguri a Giulio per la sua prima comunione, parimenti benediciamo la mamma per questa bambina che porta in grembo, perché già da adesso riceva la santa benedizione del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.